La decisione dell'amministrazione comunale guidata da Enzo Voce di porre in liquidazione la società Crotone Sviluppo è una scelta scellerata. Così Gianfranco Turino, ex amministratore della società partecipata al 100% dal comune di Crotone, nel corso della conferenza stampa tenuta unitamente ai consiglieri comunali di opposizione Danilo Arcuri e Antonio Megna e conclusa dalla consigliera regionale Flora Scurco. Nata nel 1993, la società negli anni ha maturato un'importante esperienza nel campo della progettazione, riuscendo, con le poche risorse umane, ad intercettare importanti e ingenti finanziamenti. Abbiamo voluto fare oggi una operazione verità, perché su Crotone Sviluppo sono state dette troppe fesserie, che fino a quando vengono dette va bene, fino a quando vengono scritte sono più o meno accettabili, quando diventano atto pubblico diventa un reato. E a questo punto abbiamo voluto fare chiarezza su determinate situazioni che non ci sono piaciute e che soprattutto pensiamo rechino un danno alla città di Crotone, perché affrontare la sfida della gestione di 220 milioni di euro di finanziamenti, che sono quelli già nelle casse del comune, più il recovery fund, più il nuovo settennario che comincia l'anno prossimo col nuovo POR, senza una società professionale come Crotone Sviluppo e, riprendendo anche le parole del sindaco Voce, con una macchina amministrativa azzoppata dall'assenza di personale, oggettivamente sembra un'idea farlocca che ci dà l'idea che questa amministrazione non voglia fare nulla. Per Flora Sculco la struttura non deve perdersi, perché al servizio della collettività occorre salvaguardare 5 posti di lavoro delle dipendenti ora in cassa integrazione. L'amministrazione Voce, dice la Sculco, sbaglia a privarsi di una struttura fondamentale che potrebbe dare una mano seria al comune, che tra l'altro ha una pesante carenza di personale. Si rischia di commettere un delitto, tra virgolette, perché l'amministrazione comunale decide di privarsi di una struttura che invece io ritengo sia assolutamente fondamentale ed indispensabile. 5 persone che rischiano di perdere il posto di lavoro, e anche questo aspetto va assolutamente sottolineato, evidenziato, tutelato e difeso. Esagerato dire che si tratta di una vendetta politica in qualche modo? Ma io non lo so quali siano le reali intenzioni di questa amministrazione comunale. Certo è che troppi indizi fanno una prova. Mi riferisco, velocemente elencando, la questione antica Croton, mi riferisco all'incontro recente che si è svolto nella sede comunale con l'ENI, no? Nel quale è emersa una tesi che ci spaventa e ci preoccupa e ci allarma, che magari nei prossimi giorni approfondiremo. Parliamo di Crotone Sviluppo, ecco, troppi indizi che fanno una prova. La prova è la testimonianza che certificano che questa amministrazione, questo sindaco, è inadatto a svolgere le funzioni di rappresentanza e di governo della città per le quali si è candidato ottenuto il consenso dei cittadini.